Ciao a tutti, benvenuti a tutti. Sono di nuovo qua con Rebecca. Ciao Rebecca. Ciao ragazze, ciao ciao ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Rebecca, Massimo. Che è la nostra dama allegra dell'omonimo canale YouTube Dama Allegra, per cui vi invito a seguirvi, a iscrivervi al canale YouTube di Rebecca, che è molto interessante, molto particolare. Questo canale è la Dama Allegra. Ma oggi qua con Rebecca siamo a parlare di tarocchi, ma anche di altre cose. Più che altro volevo iniziare con i tarocchi, perché ho scoperto che Rebecca è un'appassionata di tarocchi, utilizza i tarocchi per, diciamo, vedremo perché li utilizza. Tanto, ciao Rebecca, benvenuta. Ciao Massimo, grazie nuovamente per avermi invitato nel tuo canale. No, ma sei simpaticissima, hai una bellissima voce, grazie. Particolare. L'accento mix, ricordiamo che Rebecca è torinese, però origini siciliane, quindi questo mix torinese-siciliano ha fatto venire fuori... Ok, è stato un attimo d'immagine. Quindi la domanda che volevo fare a Rebecca, la prima domanda è questa. Come sei venuta in contatto con i tarocchi? Una ragazza giovane, perché Rebecca è comunque giovane. Non è ancora malgasciona, anzi, no. Che malgasciona, vediamo, inizia una quarantena. Quindi Rebecca credo che si avvicina ai 30, se mi sembra di aver capito, no, non c'è sì, ancora è 30. Vero, è vero, mi avvicino anche ai 30, 28, giusto? E 30 è malgascia, quindi sei malgascetta ancora, quindi insomma, ancora tempo. Quindi una malgascetta come te, Rebecca. Così giovane, come si è avvicinata ai tarocchi? Ora è sparita l'immagine. Aspetta. È sparito un secondo, ma è tornata. Sei tornata. Su Malgascetta era sparita. Sorpresa, ero inconscio. Allora, come mi sono avvicinata ai tarocchi? In verità, quando ero piccola, tipo 8 anni così, c'era una ragazza, una babysitter, no? Che voleva insegnarmi ad utilizzare, a leggere i tarocchi. Poi però alla fine io non ho accettato di imparare, no? Influenzata dalla religione, perché pensavo fosse una cosa demoniaca. Quindi da lì è finito quel capitolo là. Poi crescendo mi sono fatta le mie idee, i miei pensieri, ma recentemente, proprio quest'anno, no? Nel 2020, mi sono avvicinata ai tarocchi, spinta dalla curiosità e dalla spontaneità appunto di conoscere questo metodo di divinazione. Perché? Perché c'è anche una mia carissima amica, no? Che sa leggerli i tarocchi ed è veramente brava, cioè, nel senso tu magari le descrivi la persona, no? Le dici c'è questa persona così. Non so, dimmi quello che pensa, quello che magari anche ciò che prova nei miei confronti, le intenzioni che ha nei miei confronti. E lei dalle carte, insomma, riusciva a dirmi le cose per come stavano. Infatti dico, mamma mia, è strabiliante sta cosa, perché effettivamente ci prendeva. Oppure magari in base all'attività che svolgo, le chiedevo, questa persona è realmente interessata a vedermi così? E lei guardando dalle carte anche lì ci pigliava, cioè proprio ogni volta dico ci pigli, no? Ci prendeva se la persona fosse stata veramente interessata a incontrarmi o no, a vedermi. E quindi poi niente, ho voluto imparare anch'io, dico perché a pelle mi attirava questa cosa qua, quindi ho cominciato a prendere libri. No, prima ho guardato tutorial su YouTube, poi ho fatto ricerche su internet e poi mi sono avvicinata appunto ai libri. E boh, niente, quindi da autodidatta anche con dei consigli di questa mia amica io ho imparato, comunque sto imparando tuttora a leggere i tarocchi. Quindi diciamo che la motivazione è stata, possiamo dire, sentimentale da un certo punto di vista, insomma, per gli uomini. Ma allora, sentimentale, vabbè, più che sentimentale volevo sapere appunto le intenzioni che la persona avesse verso di me, ecco.
E quello mi favorisce più o meno ad aprirmi ulteriormente, perché diciamo di mio sono una persona accogliente, no? Solare, predisposta appunto a favorire una nuova conoscenza nei miei confronti, però questa mia benevolenza, questa mia apertura mi fa piacere che sia disposta verso chi realmente la meriti. E quindi per quello voglio sapere. Voglio sapere se chi incontro sia realmente genuino nei miei confronti. Poi è nata, poi questo è l'arcano che si c'era dietro, insomma. Ho capito, quindi ho capito. E tu invece personalmente li fai, li leggi i tarocchi, cioè nel senso che diciamo per te stessa, oppure sei di quella scuola di pensiero che non si possono leggere i tarocchi per se stessi, ma solo per altri. Perché poi qua ci sono queste due scuole di pensiero di qualcuno che, diciamo, per se stesso non li legge, insomma, per non falsare l'interpretazione. Io per me stessa li leggo, il riscontro effettivamente c'è, cioè non, come si può dire, riesco ad acquisire un tipo di lettura che sia distaccata e oggettiva, non mi faccio prendere, che ne so, magari c'è un tipo di stesa, no? In base alle carte vicine, a quello che esce, riesco a non influenzare com'è che si chiama? Il risultato, la comunicazione che le carte vogliono appunto conferire a quella domanda. Quindi sì, riesco, personalmente riesco, rimango oggettiva, ecco, non cerco di forzare. Ho capito. Senti, un'altra cosa. Parlando prima con Rebecca, mi ha detto che ha fatto una lettura particolare che io non, effettivamente è la prima volta che sento. Cioè, lei guarda anche lo sguardo della carta, dove punta, se è una carta ovviamente che ha uno sguardo, dove c'è una persona, dove punta lo sguardo. Ci spiega un attimino questo modo di interpretazione, come funziona? Allora, sì, da quello che ho letto appunto nei libri, per esempio c'è il manuale di Francesco Guarino, La grammatica dei tarocchi, che spiega benissimo questa tipologia, questa legge, no? Si chiama la legge degli sguardi nei tarocchi. Ora qua prendo una carta, ad esempio, così, tipo il Papa, no? Rappresenta una comunicazione, un ponte. Quindi quando, che ne so, Spariamo la domanda, che ne so, quella persona cosa vuole comunicarmi? E magari che esca nella stesura il Papa, ok, dice sì, questa carta, sta persona veramente ti vuole comunicare qualcosa, ma che cosa vuole comunicare? Vedi che il Papa guarda. Allora, buttando giù un'altra carta, uno va a vedere e dice cos'è che mi vuole comunicare, magari ti esce, che ne so, l'eremita, quindi c'ha sentimenti, cose nascoste dentro che vorrebbe comunicarti in quel senso là, oppure anche qua, anche c'è un'altra carta che non è uno sguardo, però per esempio la torre, no? Mettiamo caso che avvenga una rottura. Oppure una novità, un qualcosa di nuovo, perché nel tarocco di Marsiglia la torre non è una torre cartomantica, la torre cartomantica è più disastrosa, qualcosa che riguarda sempre le sventure, qualcosa di negativo. Invece no, la torre della tarocco di Marsiglia può essere un tipo di torre di trasformazione, qualche avvenimento che sì, avviene così di botto. Quindi andando a vedere nella parte a seguire, no? Leggendo da sinistra verso destra, come se fosse una lettura, dice: ma dopo la torre, che avvenimento c'è? Allora che ne so, abbiamo qua il Ah, ho giudizio. capito cosa intendi con sguardo, come capacità di avvenire. Esatto, proprio così. Però appunto c'è anche Tanto questa. per sapere, tu hai qualche credenza? Qualche credenza? No, in realtà no, credo proprio a niente. Anche se appunto qua riguardo ai tarocchi c'è questo fattore della sincronicità che mi fa dire, boh, ci sono cose che rimangono inspiegabili, però riguardo le credenze che possono essere inerenti appunto a una religione, no, credo proprio a superstizione, credo proprio a niente. Beh, no, il tarocco comunque diciamo che prospetta un universo fatto di energie, comunque un universo Quello dove sì.
È vero, è vero. Sì, no, finisci tu, un universo di energie, è vero questa cosa qua. Allora, tanto per giocare un attimino, vediamo un attimino, adesso gioco un attimino io con Rebecca con qualche carta che però magari possono anche, vediamo se hai una domanda, Rebecca, che possa essere un po' interessante anche per chi ci ascolta, vediamo di fare un giro, così facciamo anche un'interpretazione di lettura e ti faccio Giusto. vedere come le... Se, Ok. non so, una domanda generica che vuoi fare ai tarocchi, cosa chiederesti in questo momento preciso? Qualcosa inerente all'argomento, il tuo canale, oppure È un argomento che interessa a te, qualcosa che interessa. qualcosa che mi interessi, possiamo chiedere. Oddio, c'ho tabula rasa, aspetta. È forte, Rebecca, perché c'è questa data contagiosa, è la tabula rasa di Rebecca. La tabula rasa come i capelli rasati di Rebecca. Suggeriscimi tu, perché adesso proprio zero. Infatti, da un po' di giorni in verità che sto chiedendo niente tarocchi, è vero, ma Appunto, penso. chiedi qualcosa, no? Qualcosa che secondo te potrebbe essere, che ne so, per le persone che ci ascoltano, diciamo, non lo so, qualcosa sull'amore, dai. Sull'amore. È vero, allora così, vediamo ai tarocchi. Oggettivamente, che cos'è? No, vediamo. No, se chiedere che cos'è l'amore o se l'amore esiste, faccio domande difficili. Per i tarocchi, vediamo. Oggettiva domanda secca, perché si fanno le domande secche. L'amore esiste? Ma per te esiste, perché in generale, cioè, quindi l'amore è per te, cioè se tu vivrai l'amore, questo intendi? Anzi, no, facciamo una bella domanda, va? Vediamo, così per gioco, incontrerò l'amore della mia vita? No, facciamo quella. Dai, quindi questo vale Vai. per le persone che ci seguono, che sono Vediamo. interessate a sapere se, e così le interpretiamo assieme. Allora, ti Infatti. faccio vedere, io di solito utilizzo 9 carte per la Ah, lettura. Prima mescolo le carte, ok. poi taglio, rovescio la girata per così, perché guardo anche se escono dritto e rovescio. E poi ti chiedo, tra l'1 e il 9, scegli un numero, Rebecca. 3, ok. Quindi scegliamo le 3 carte, no? Quindi vuol dire che due le scarto e prendo la terza per buona, uno, due, e vediamo. Allora, stabiliamo la regola, che il dritto è verso di me, che leggo la carta, è dritto, perché dobbiamo definire cos'è dritto e cos'è storto. Quindi, visto che tu ci sei lì, comunque. Allora, la prima carta è uscita l'appeso all'indritto, quindi mettiamo giù l'appeso. Se dovessimo definire di questa carta qua, l'appeso, poi mi interessa anche la tua interpretazione, comunque, è una carta che rappresenta un fastidio, perché è appeso per appeso per i piedi e non per il collo, quindi non viene strangolato, ma comunque è fastidioso stare in questa posizione scomoda. E poi, come vedi, almeno in questa versione qua, perde i talenti che ha con sé dietro, no? Quindi, basandoci su questa carta, non è che possiamo dire se tu vivrai o non vivrai l'amore ancora, però che comunque avrai dei fastidi per amore, dei fastidi superabili, diciamo così, che però ti genereranno un po' di problemi. Ma queste prime 4 carte rappresentano un po', diciamo, il presente futuro breve. Quindi queste prime 4 carte rappresentano un presente futuro breve. Le seconde 4 rappresentano il divenire, il futuro più profondo, più remoto. Quindi adesso vediamo, però l'appeso, anche usando la tua cosa, guarda, no? Anche lui, pur appeso, guarda, vediamo che cosa viene dopo, prendendo sempre le 3 carte, 1, 2 e 3, e viene la forza dritta, quindi vuol dire che tu comunque hai le palle, tra virgolette, di gestire, diciamo, questi fastidi d'amore, no? Che l'amore ti può procurare. Queste...
sei bravissimo, è vero, vai, vai. Questo, o comunque diciamo che nelle rogne che hai avuto nel presente e futuro hai tirato fuori le palle, tra virgolette, hai tirato fuori la forza per domare, vedi che la forza doma, diciamo, una belva, quindi sei riuscita questa belva, dobbiamo capire se questa belva è una belva esterna o ce l'hai dentro tu. Beh, andiamo avanti con la lettura, 1, 2, e facciamo la terza lettura, che è la morte. La morte che viene fuori al contrario, però. Allora, morte al contrario, la morte anche qua non è una carta negativa, diciamo, rappresenta comunque un cambiamento. Vedi, la morte spazza via le teste, rappresenta un cambiamento, viene fuori al contrario, quindi diciamo che perde un po' la sua, un cambiamento leggermente attenuato, perché al contrario, con una valenza magari non proprio positiva, perché è venuto al contrario, però diciamo che vuol dire che tutto il passato in qualche modo l'hai falciato comunque, insomma, rimanendo forse ancora qualcosa, non so se è così, se sei riuscita a toglierti dietro il passato o ce l'hai ancora, questo è quello che dice il tarocco fondamentalmente, non so tu come lo interpreteresti, io ti faccio la mia interpretazione, poi mi interessa anche sapere la tua versione, no? E vediamo l'ultima carta delle quattro che rappresenterebbe questo presente futuro prossimo, insomma. Quindi presente futuro prossimo, fino adesso abbiamo trovato un po' di rotture di balle, diciamo così, però riesci a tirare attraverso la tua forza e poi riesci a toglierti questi fardelli, insomma, non del tutto per riuscire al contrario, però a portare un cambiamento. Vediamo. L'ultimo 1, 2 e 3, esce fuori la giustizia. La giustizia all'indritto vuol dire che diciamo tutto sommato avrai giustizia, cioè nel senso che la giustizia rappresenta un po' l'equità, no? Quindi non sei, come dire, non avrai da lamentarti, insomma, che ti sia fatto un'ingiustizia o comunque riesci, insomma, a gestire. Non è venuta fuori fino adesso, in questo presente futuro, nessuna carta strettamente correlata all'amore, no? Strettamente correlata. Quindi diciamo che sembrerebbe più una gestione logica delle cose, no? Come fosse un non so se ti trovi in quello che sto dicendo. In tutto, sei bravissimo, veramente. Te lo giuro, sei bravissimo, è vero, in tutto, stai dicendo tutto giusto, è incredibile, vedi, non credo a niente, però i tarocchi hanno un qualcosa di spiegabile, tu sei bravo ad interpretarli, è vero. E adesso vediamo il futuro, diciamo, no? Il futuro un po' più distante, cosa le altre quattro carte che ci dicono il futuro. Poi l'ultima è la risposta secca, l'ultima carta, la nona, e questa rappresenta il presente, diciamo, futuro prossimo, poi c'è un futuro più remoto, più in là, e poi l'ultima carta è la risposta secca. Se venisse una folata di vento che porta via le prime otto, la risposta secca è: Rebecca vivrà, non vivrà, troverà l'amore della sua vita, sì, no. Risposta secca. Adesso però vediamo il futuro prossimo, 1, 2, 3. Futuro prossimo, l'innamorato dritto. Quindi questa è proprio la carta simbolo dell'amore, no? Quindi qua sembrerebbe dire che nel tuo futuro ci sarà o un innamorato, ma l'innamorato o comunque qualcuno che si innamora di te o tu che ti innamori di qualcuno, anche se lo sguardo, diciamo, sia di un uomo che di una donna. È particolare l'innamorato come carta, perché ci sono tre, vedi che c'è comunque, le donne sono due, quindi potrebbe far presagire anche la presenza di una rivale, oppure dove Cupido va a colpire con la freccia. Comunque, vediamo questo innamorato, se ci dice, se ci svela qualcosa di più su questo innamorato, o questa persona di cui ti innamori. 1, 2 e 3. Guarda, combinazione, è venuta fuori la papessa. La papessa è una carta femminile che, se dicesse, cioè, dovessimo dire chi guarda l'innamorato, guarda la papessa. La papessa che te va indietro, lo so che ti può dare fastidio, però dovendo dire chi si innamora una figura femminile. Che
essendo tu la consultante, dovresti essere tu dall'altro. Quindi l'altro che si innamora, è dall'altra parte che si innamora di me, o io che mi innamoro di te? O dall'altra parte si innamora di te, dipende. Qua vediamo le prossime carte, perché comunque la figura femminile dovresti essere tu in questo caso, quindi potrebbe essere qualcuno che si innamora di te, o potresti essere tu che ti innamori di qualcuno. La papessa comunque è una figura solida, quindi è sicuramente una figura in grado di far innamorare. Vediamo l'altra carta, 1, 2 e 3. Viene la temperanza. Temperanza è l'indritto che ci dice che intanto ci va pazienza. E poi però la temperanza, vedi, c'è quest'anfora che trasforma sempre, dovrebbe trasformare, come dire, una situazione alchemica, diciamo, l'argento in oro in questo caso, no? O un metallo più... Quindi vuol dire che se tu avrai pazienza di aspettare, potrai effettuare questa trasformazione. Potrebbe essere anche una trasformazione in te stessa, che magari oggi non credi nell'amore, magari riuscirai magari tramite una persona a ricrederti un pochino, a venire una trasformazione. Vediamo l'ultima carta e poi... Allora, 1, 2 e 3, è venuto il matto. Allora, il matto, qua, adesso poi vediamo l'ultima, il matto rappresenta un po' la follia da un certo punto di vista, no? Vedi che il matto guarda in alto, non si accorge del burrone che sta sotto, c'ha un leone, una fiera, un qualcuno che gli morde, una bestia feroce che gli morde le calcagne, e se ne va così spensierato, no? Quindi ti sta dicendo questa carta, occhio, mantieni sempre i piedi per terra, perché presa magari eventualmente da un qualcosa che magari non conosci, no? Perché se tu hai messo spesso meccanismi di difesa sull'amore, può essere che appunto queste cose ti possa sembrare una cosa particolare, no? E quindi da non riuscire a gestire. E veniamo alla nona carta, che è quella che ci dice, diciamo così, se ne sono andate via le prime 8, perché è venuto il vento, l'ha portate via. Ci dice, se dovessimo dare una risposta secca alla domanda, Rebecca troverà o non troverà l'amore della vita, proprio come risposta secca, vediamo che ci dice. 1, 2 e il bagatto che rappresenta l'inizio. Il bagatto rappresenta il principio, cioè questo, il bagatto è proprio la carta 1, no? La carta 1 rappresenta l'inizio di una cosa, ci sono tutti gli atti magici, quindi la risposta secca sarebbe sì, perché c'è un inizio, va coltivato però, quindi va coltivato, tenendo conto di tutto questo, che anche potendo rivedere un po' quello che c'è dietro, ci sarà sicuramente, e poi però dipenderà molto anche da te riuscire a farlo crescere, insomma, in qualche modo. Quindi, però sì, perché fosse venuta la torre, ad esempio, sarebbe... Diciamo che la risposta secca è fosse venuto il mondo, fosse venuto qualcosa di parole, fosse venuto il carro della vittoria, sarebbe stato, diciamo, una conclamazione. No, il bagatto rappresenta l'inizio, quindi, come dire, una storia che deve crescere, la prima, il principio. Il principio fu il bagatto, rappresenta un po', tra l'altro, anche... un po' il mago, no? Il bagatto, quindi l'inizio del percorso iniziatico. Quindi, dovendo comunque dire sì o no, direi sì. Diciamo che è un qualcosa che si deve costruire, se lo voglio io, alla fine. Sì, diciamo di sì, però io credo che il bagatto rappresenta, diciamo, la possibilità di scegliere se andare a rinunciare. Giusto, è vero, è verissimo. L'inizio è la persona, la incontri, la persona che dici di questa persona, questa è la persona giù. Poi tu potresti rinunciare e non andare avanti,
Anche allora vediamolo, dai, allora vediamolo, dai, accetto o non accetto se incontro l'amore? Non ho capito. Allora facciamo la stesa, se incontro l'amore, accetto di coltivarlo o non accetto? Vediamo. Vediamo. Vabbè, io in verità so già cosa voglio. Vabbè, ho capito. Allora, facciamo però una stesa a questo punto con quattro carte, no? Okay. Quattro carte. Vediamo la stesa, se si accetti. Noi diamo per scontato che c'è stato un inizio, quindi okay. che vediamo come si evolve questa situazione, se tu accetti o... Allora, mescoliamo, tagliamo, e ti chiedo sempre un numero tra l'1 e il 9. 9. 9, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Prima carta, la torre. Ah, che bello! Quindi, cioè, no, beh, come di prima chitto tu lo vuoi tagliare, tagliargli le gambe a sto bagaglio, perché poi la torre, al contrario, rappresenta proprio la rottura, no? Quindi lo butti giù dalla torre all'inizio. Però, c'è da dire questo, cara Rebecca, che non è uscita come quarta carta, è uscita come prima carta, quindi vuol dire che di prima chitto tu tagli. Poi però ci sono altre tre carte, vediamo che succede dopo, però come prima chitto tu tagli. Forse è uscita prima la carta, ti dice no, basta, cioè tu ci metti una pietra sopra, invece questo qua lo tagli, poi vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esce nuova la giustizia. La giustizia è comunque, diciamo anche in questo caso, tu non ti senti defraudata di qualcosa, cioè hai fatto una scelta che ritieni comunque giusta, una scelta che ritieni, diciamo, ritieni valida. Vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 di nuovo la morte, ti becchi sempre di nuovo la morte, di nuovo al contrario. Ritagli di nuovo. Cioè, dai cambiamenti pazzeschi. Cioè, sembra molta instabilità, no? Perché torre, morte, nella stessa stesura, però che non ti portano di fatto una sofferenza finora, perché comunque c'è giustizia. Cioè, quindi per te quello che capita è giusto. Vediamo l'ultima carta. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 e 9. E qua c'è il giudizio che sta al contrario, quindi verrai giudicata, insomma, in qualche modo ci sarà un giudizio in qualche modo negativo su di te. Qualcuno che giudicherà negativamente il tuo operato. E a questo punto facciamo, visto che la risposta, diciamo, è stata più che altro di chiusura, diciamo, no? Perché sembrerebbe giudizio negativo, quindi che tu hai fatto tutto questo ambaradan e è stata giudicata poi male, il comportamento è stato giudicato bene. E vediamo l'ultima carta, anche qua come risposta sì, no, se vorrai portare avanti. Vediamo come 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè se 7, 8 e 9, vediamo cos'è la 9, se appunto, se a seguito di questo giudizio come agirai tu. L'imperatrice vuol dire, l'imperatrice dritta vuol dire che prenderai delle posizioni ferme, di stabilità, eccetera. Quindi anche qua sembrerebbe più sul no, dovendo, cioè nel senso che del tuo giudizio, del giudizio negativo che ti hanno espresso, di fatto te ne freghi, perché comunque l'imperatrice va a cercare stabilità, insomma, va a cercare una persona che va a cercare una stabilità. Quindi diciamo che questo amore che verrà potrebbe muoversi in qualche modo, ma con grandi difficoltà. Però tutto sommato il fatto che la giustizia sia venuta di nuovo, giustizia e morte sono venute entrambe di nuovamente dritta, e giustizia dritta e morte inversa, quindi sono due carte ricorrenti per te, quindi
rappresentano, insomma, un po' il volere modificare la realtà che vivi, insomma. Però diciamo che se andrà avanti questa storia, l'imperatrice anche rappresenta molto la materialità. Quindi se andrà avanti questa storia deve avere delle solide basi anche da un punto di vista materiale, diciamo, mentre la papessa era più un aspetto emotivo, l'imperatrice e l'imperatore rappresentano anche la materia, insomma, quindi l'interesse da un certo punto di vista materiale nella relazione. Quindi questa è la tua scelta, insomma. Che dici di questo giro? È che sei bravissimo, Ezio. Sei bravo, lo interpreti bene. Effettivamente corrisponde in tutto. E non me lo so spiegare, è spiegabile comunque. Bravo, bravo. Vediamo così. Ma senti, raccontaci qualche aneddoto ancora di qualche lettura di terra, se vuoi, senza entrare in dettagli personali, ma qualche aneddoto di qualcosa, ad esempio, hai detto che usavi i tarocchi, che ti faceva questa tua amica, per incontri, diciamo così, senza entrare nei dettagli, senza approfondire. Però una lettura negativa o una lettura positiva che hai avuto, e poi che tipo di cosa è successa, insomma, dopo, se voglia. Sì, sì, certo. Allora, per esempio, magari vengo contattata via mail, no? Quindi la persona si presenta inizialmente via mail. E io affiuto, diciamo, a naso, parlando di un caso tra virgolette negativo, a naso affiutavo che questa persona fosse un perditempo. Allora poi ho chiesto, prima di rispondergli a questa persona via email, ho contattato la mia amica. Io ho detto, questa persona che mi ha contattata è un perditempo? E ha visto dalle carte, ha risultato di sì. Poi io, vabbè, avevo risposto ed effettivamente non si era concretizzato nulla. Quindi ci aveva preso un'altra persona, mi aveva contattata, e questa persona di presenza mi conosceva, mi ha vista, e io l'ho chiesto alla mia amica, dico, ma questa persona è realmente interessata? Allora lei ha guardato e dice, ha visto che questa persona mi contatta solamente per tastare il terreno, ma non c'è un'intenzione. Allora poi io ho risposto a quest'altra persona e alla fine, tra una ciaciarata e l'altra, effettivamente è vero, mi aveva contattato per sapere in che situazione fossi, se fossi disponibile, che c'era stata un'altra storia dietro. Quindi ci aveva preso, cioè effettivamente preso, per cui a me l'interesse principale è proprio vedere l'intenzione effettiva della persona, se ha una serietà nei miei confronti, quello chiedo sempre, è seria nei miei confronti. Questa persona, la conoscenza di questa persona è andata avanti, cioè si è concretizzato qualcosa? No, era solo lui che mi ha contattata, solo per tastare il terreno, per sua curiosità, però effettivamente non aveva né intenzione, e tra parentesi manco mezzi per incontrarmi. Mi ha proprio messo male, insomma. Sì. E questa tua amica lo fa professionalmente oppure una amatoriale, diciamo? No, non lo fa, lo fa da una vita, però non come lavoro, così alle persone più strette, a lei lo fa, sì. Ma non come lavoro, assolutamente. Poi non a tutti, ecco. Ho capito, ho capito. Quindi lo fa come passione, come sì, passione. Sì. E tu, anche restando sempre nel, diciamo, nell'ambito esoterico così, hai mai avuto delle, che ne so, delle percezioni, delle intuizioni? Ti è mai capitato? Allora, cose che mi sono capitate in passato riguardo e tramite i sogni, mi capitava di sognare luoghi che io non ho né mai visto e manco mai ci sono stata. Quindi io li sognavo, questi luoghi. Poi a distanza di anni, nella realtà mi ritrovavo a visitare effettivamente quei luoghi che io avevo sognato.
Quello sì, oppure recentemente mi era capitato un sogno veramente particolarissimo, ma questo è proprio recente, magari sarà un mese fa così. Avevo sognato, a seguito del sogno, vabbè, non sto a raccontarlo, che io nel sogno mi ritrovavo dentro una macchina, no? Ero in macchina, eravamo in macchina, poi mi stavo per svegliare e ad un certo punto. Io nel sogno mi sollevavo dall'alto, quindi dalla macchina io comincio a sollevarmi, il mio sguardo, non che mi veda io sollevarmi, però vedo con lo sguardo che mi sto allontanando dall'alto dalla macchina, no? Poi quindi il paesaggio da vicino diventa tipo una mappa. Io ancora prima che riesca a svegliarmi, riesco a catturare il luogo, a leggere il luogo che ci fosse scritto. E c'era letteralmente scritto Plon, che sarebbe Plon in verità, e io in vita mia sto Plon, non l'ho né mai sentito da nessuna parte, manco letto mai, nel sogno io mi stavo dirigendo verso la Svizzera, fra l'altro, quindi poi sono andata a vedere nella realtà sto Plon, che cavolo fosse, effettivamente è una cittadina situata in Germania, una cittadina. Cioè, una cosa stranissima così, però ti dico, io questo plan che si legge così, non l'ho mai né visto e manco sentito. Cioè, un nome veramente per me strano al miliardo per cento, quindi non so come cavolo sia andata a sognare questa scritta sulla cartina di plan, appunto così. Non so. Pensa, è particolare però questo sogno, diciamo. Eh sì, si faccio questi viaggi astrali, forse, non so, non me lo so spiegare Non sei mai manco stata in Germania, non hai nessuno io. che... Sono No? stata in Germania, a Zurigo, però ti dico, Plon è ancora più a nord della Germania, cioè non l'ho proprio mai sentito in vita mia, cioè proprio mai e poi mai. Quindi, boh, così. Bene, ho visto due video che magari prossimamente potremmo parlare un attimino, perché ho visto due video che hai fatto sul tuo canale, stavo dando una scorsa adesso. Uno legato alla seduzione, ho visto che hai fatto un video sulla seduzione, un po' da... Aspetta, vediamo quanto tempo è tempo fa. E poi ne un altro sull'amore non è tassi, no, non sì, questo l'hai fatto 3 mesi fa. Anche quello sulla seduzione, circa 3 mesi fa, forse, più o meno. Quindi, siccome io mi occupo appunto di seduzione e di relazioni sentimentali, visto che hai trattato questi temi, magari in un prossimo video, se ti va, una prossima intervista, sentiamo, che a me fa piacere avere il parere della nostra dama Allegra su questi temi, Allegra, perché tra l'altro il video seduzione uomo-donna, donna-uomo, e poi invece anche quello della differenza dell'amore non hai tassi, no, sì, no, hai messo tre Sì, possibilità. esatto. Questo è anche un'altra cosa interessante. Ma tu, ad esempio, ti sei innamorato sotto di coetanei, più piccoli, più grandi, come cioè, innamorata, coinvolta, insomma, Sì. come... Allora, storie effettive, ma anche innamoramenti con coetanei? No, proprio no, mi sono attratta effettivamente dalla persona più grande di me, matura, sì. Però metto un tra parentesi, cioè non è sinonimo, l'età, cioè meglio specificare, ci tengo, che l'età biologica non corrisponde sempre all'età mentale, insomma, la maturità, ecco, che possa riscontrarsi con la mente dell'individuo, quindi non vuol dire, non è quello, dipende dalla maturità, sono attratta, ecco, diciamo che sono attratta dalla persona mentalmente matura. Deve avere proprio una grande maturità, una grande intelligenza. Quindi non so se poi lì dipende dalla realtà. Se c'è il ventenne che sembra un uomo vissuto di 60 anni con l'esperienza di uno, così mi affascina, capito? Quindi più che dall'età biologica è proprio a livello mentale, che spessore, che stazza abbia la persona, ecco. E tu pensi di essere matura come persona? Credo di, secondo me sì. Oddio, non mi piace giudicarmi, però aspetta, fammi analizzare.
Ma sì, che sono matura. Sì. Cosa intendi per maturità? Che tipo di maturità intendi tu? La maturità, comunque avere cioè una visione pratica, concreta delle cose, non essere così, diciamo appunto anche nell'instaurare dei rapporti, no? Essere, mostrarsi e presentarsi e instaurare il tutto con chiarezza. Già questo è un segno di maturità, perché io non prendo mai in giro a nessuno. Quindi là ci vuole maturità, affrontare i discorsi, affrontare proprio in senso chiaro e cristallino le relazioni. Là ci vuole maturità, io questa ce l'ho. Cioè, nel senso che non usi i sentimenti degli altri in questo senso. Assolutamente no, 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 assolutamente no. Cioè, quando tu dici una cosa è perché la pensi veramente, nel Sì, senso. sì, 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 sì. E ti è capitato di trovare magari persone che ti hanno detto delle cose e poi in realtà nei fatti hanno fatto altro? De qua qua qua, sì, E il qua qua qua, sì, mi è capitato, sì, e là infatti non reputo soggetti, parlo al plurale, così non faccio un riferimento ai miei, comunque la tipologia di persona qua 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 non la reputo matura, seppur magari cronologicamente non abbia 20 anni, no, però appunto una persona così a me fa cadere tutto, insomma, se avessi così detti mi cadrebbero a terra per dirti, quindi in quel senso lato proprio per maturità. E Cioè, quanto ci può sgamarli? diciamo che allora, diciamo che la storia è così, ma io parlo per me. Quando fu nelle cose uno ci arriva, no? Perché ecco, come sentire, facciamo finta una puzza, no? Te ne accorgi col naso, ma può essere di qualsiasi tipo, mettiamo puzza di fumo, no? Te ne accorgi che senti puzza, poi magari uno vuole un po' coprire, dice, ma no, forse mi sbaglio, forse è corrente da fuori, è aria che viene da fuori, così. E vai a coprire magari proprio la puzza effettiva che scaturisce dall'appartamento per farti capire, no? Quindi nel rapporto. Magari comincia a fiutare qualcosina, poi comunque vedremo nel futuro, faremo, diremo, alla fine appunto, diciamo, man mano che il sugo viene allungato, poi talmente si annacqua che alla fine lo senti per forza, no? Le scopri le cose, quindi boh, mi sono persa adesso nella domanda, però sì, col tempo poi, diciamo, li scopri col tempo le cose. Ma tempo, ma vuol dire che quanto tempo perdi? Cioè, ci perdi anni, mesi, giorni? Fortunatamente, vabbò. Sì, vabbè, non ci ho perso i secoli, onestamente, neanche, ma no, cioè, per anni diciamo che è una cosa tirata, sì e no, eccetera, eccetera, però non qualcosa da perderci 4 anni, 3 anni, cioè. Sì, cose, diciamo, esperienze di vita, ecco così, ma non appunto da Sì, sprecare chissà quanto tempo, ecco. bene, direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata con lettura di tarocchi annessa con la nostra Rebecca, che vi ricordo, lei ha un canale YouTube che si chiama La Dama Allegra. Vi posterò il link nell'info box, per cui andate a iscrivervi al canale YouTube La Dama Allegra, un canale molto particolare da vedere, insomma, tratta temi particolari. Ci riserviamo magari in una prossima intervista questi due temi, la seduzione, secondo la Dama Allegra, cosa intende seduzione uomo-donna e donna-uomo, se è diversa la seduzione. Mi interessa, insomma, questo tema da approfondire però in una live specifica e poi magari un altro sulla differenza d'età nelle relazioni, insomma, se ti va, ovviamente. Sì, certo, certamente. Bene, quindi un saluto a Rebecca, la Dama Allegra, e iscrivetevi al canale. Ciao Rebecca, e a presto. Ciao Rebecca, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Massimo, ciao a tutti, un bacione, ciao ciao. Ciao, ciao.